Sempre, fratelli carissimi, di che essere accompagnati.
moderni. E questa sera abbiamo un grande missionario, un uomo che ha rivoluzionato non poco, non soltanto il modo di fare missione dell'epoca, di quel Cinquecento così profondamente diverso dal nostro, ma anche perché rivelò un mondo che ancora era sconosciuto, il mondo delle Indie. Chiediamo al Signore che, guidati da San Francesco Saverio, missionario della Compagnia di Gesù, anche noi ci prendiamo cura di coloro che vivono nell'indigenza, in modo particolare nell'ignoranza della fede. In una lettera San Francesco Saverio lamenta che mentre in Europa fanno teoria, c'è una parte di mondo dove la gente non si salva per colpa di chi fa teoria. È come se oggi dicessimo: se parecchi all'interno della Chiesa, gerarchia, consacrati, sacerdoti e laici, piuttosto che fare chiacchiera e perdere tempo, si mettessero di più a insegnare la fede agli altri, a testimoniarla, ne ricaveremmo molto di più. Ecco che la lezione di questo grande amico di Dio sia anche uno sprone, uno stimolo all'evangelizzazione di tutti noi. Riconosciamo i nostri peccati e domandiamo perdono. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato alla fede molti popoli con la predicazione di San Francesco Saverio, concedi che il cuore dei tuoi fedeli arda dello stesso fervore missionario, e che la Santa Chiesa sia lieta su tutta la terra di nuovi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda. Abbiamo una città forte, mura e bastioni egli ha posto a salvezza. Aprite le porte, entri una nazione giusta che si mantiene fedele. La sua volontà è salda. Tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto. Ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo. I piedi la calpestano, sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. Parola di Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Apritemi le porte della giustizia, rientrerò per ringraziare il Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio. Egli ci illumina. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia. Alleluia.
dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore e Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Carissimi, stiamo parlando, e il messaggio che sta guidando queste sere di preparazione all'Avvento e soprattutto la solennità dell'Immacolata Concezione, senza la quale non potremmo celebrare l'Avvento, perché forse ci giungerebbe con meno intensità il messaggio che in fondo l'accoglienza del Verbo di Dio, del nostro Signore, è un'accoglienza che non può non avvenire nella purezza, con quella totale disponibilità, docilità allo Spirito Santo, che è la grande virtù di Maria Santissima. Diciamolo sempre, ripetiamolo perché aiuta la nostra memoria. Vi è virtù più grande di consegnare la propria vita nelle mani del Signore, di dire: fa tu della mia vita un capolavoro della tua grazia? No, carissimi, vi ricordate il sacco di Ninive? Colui che riconosce i propri peccati grande di uno che fa risuscitare i morti. E addirittura, essi fratelli carissimi, perché il riconoscimento vero, totale, profondo delle nostre miserie, dei nostri peccati è l'inizio del vero lavoro della grazia in noi. Soltanto con quell'umiltà, che come dicevamo è una delle tante virtù di Maria, il Signore può lavorare con noi. Leggi la storia della Santa, le biografie dei santi, troverai mai un solo santo che non ha fatto la volontà di Dio, che non si è abbandonato al suo amore? Leggi le vite dei santi, degli amici di Dio, troverai anche un solo uomo, una sola donna che non abbia detto: accetto la croce per amore tuo, Signore, e conducimi tu alla gloria del cielo? Certo che no. E da Maria Santissima in poi, dal suo Fiat in poi, tutti gli uomini e le donne, una schiera meravigliosa, numerosissima di uomini e di donne, si è messa lì ad ascoltare la voce del Signore. E allora, fratelli carissimi, la parola di Dio questa sera aggiunge un altro tassello a questo percorso di purificazione della mente, ricordate, portinari della nostra mente e del nostro cuore, perché siano purificati i pensieri, le parole e le azioni. E in questa intimità con Cristo, che è un'intimità di purificazione, di trasformazione dei nostri sensi, del nostro cuore, che è tanto un processo di guarigione interiore che tutti dobbiamo desiderare, carissimi, ecco che c'è una virtù che dobbiamo chiedere: la virtù della stabilità di noi stessi. Quanto è importante questo Vangelo, che ci dice di non costruire sulla sabbia, cioè su qualcosa di franante, di provvisorio, ma di stabile. Vi ricordate la differenza tra suggestioni e ispirazioni? C'è una caratteristica. Dicevamo, alcuni vengono da Dio, le ispirazioni sono frutto dello Spirito Santo e danno sempre pace, magnanimità, sempre saggezza spirituale, nascondimento. Le ispirazioni invece sono i classici pensieri da realizzare subito. Non si camuffano sempre con facilità, perché il diavolo è astuto, ma li riconosci dal fatto che sanno sempre percorrere la via facile. Dubitate sempre, ve lo ripeto, sempre delle cose facili in materia spirituale.
Nella vita spirituale non esistono le cose facili e immediate. Quando vi viene un pensiero immediato, facile, diffidate. Ripeto, nella vita spirituale non esistono cose facili e immediate. Il cammino è di purificazione progressiva, di salita faticosa e soprattutto di accettazione della croce. Non sono certo io a dirlo, ma un grande mistico, forse il più grande dottore mistico mai esistito, San Giovanni della Croce. Nella salita al Monte Carmelo, la sua opera maggiore, Giovanni della Croce dice chiaramente: procura di, tra le cose più facili e belle e quelle più difficili e meno belle, di tendere sempre alle cose più difficili. È come se dicessi: io ho due modi per arrivare a quel risultato. Quale delle due vie devo prendere? Sempre la difficile. Sempre con quella dose di purificazione. Non esiste una tappa immediata. Quante volte vogliamo bruciare le tappe nella vita spirituale? Quante volte ci inventiamo certe forme di ascesi, di privazione? La via più difficile è quella dell'ascolto, della volontà del Signore. Ecco allora, vedete, c'è una stabilità cui tendiamo, verso la quale tendiamo. E questa stabilità per noi, carissimi, non può non realizzarsi per mezzo di Maria. Perché, secondo le intuizioni meravigliose, geniali, di San Luigi Maria Grignon de Montfort, il metodo di andare a Cristo senza la madre è un metodo che può procurare metodologicamente molti problemi. Perché? Perché per tendere a Cristo senza la madre bisogna aver vinto già tutta quella parte della propria umanità ed essere arrivati a un tale grado di perfezione, di progresso nella vita spirituale, per cui già possiamo andare a Cristo con le nostre forze. Momento. Questo lo può fare San Giovanni della Croce, arrivato verso l'età della vita. Questo lo può fare Santa Teresa d'Avila, questo lo può fare Santa Caterina da Siena, arrivato verso la purificazione totale dei sensi, superato il distacco totale dai beni e la purificazione passiva dei sensi, si entra nella fase di unione mistica. Ma se non siamo arrivati a questo livello, arrivare a Cristo, tuffarci nel suo cuore senza la mediazione di un uomo, qualcosa di impossibile. Ecco perché il Montfort, autentico apostolo missionario mariano, dice: mettiti alla scuola di Maria, che dal figlio ti porta in modo facile e sicuro. Nel trattato sulla vera devozione a Maria, attenti a questi due verbi, a questi due avverbi, a questi attributi del cammino. Facile e sicuro, lo ripeto, non vuol dire scorciatoia. Facile vuol dire che è facile nella misura in cui tu ascolti la madre e ti fidi di lei. Allora tutto diventa facile. Perché? Perché sei nelle sue mani. E anche se devi tendere al più difficile, lo fai sempre con una gioia e una letizia interiore che ti fanno percepire questa madre. Non sarai esente da prove, non sarai esente da croci, ma in modo sicuro giungerai a Gerusalemme per quel venerdì santo passato il quale compiuta la purificazione passiva, cioè il tuo cuore libero, distaccato da ogni materialità soffocante, puoi progredire verso le cose del cielo, interessarti solo alle cose del cielo. Ecco, carissimi, chiediamo questa virtù, la stabilità. Perché? Perché se non c'è stabilità nella nostra vita, la nostra fede sarà una delle tante cose, uno dei nostri interessi, una delle nostre attenzioni, certamente non lo scopo della nostra vita. Il Padre ha reso Cristo. Pietra angolare, roccia eterna e sostegno della vita di ogni uomo. Aggrappati alla sua forza umilmente, preghiamolo dicendo:
Noi confidiamo in te, Signore. Noi confidiamo in te, Signore. Fa che la tua Chiesa, Signore, radicata profondamente in Cristo, attinga da Lui gli insegnamenti per la sua missione nel mondo. Preghiamo. Noi confidiamo in te, Signore. Illumina, o Signore, i capi dei popoli, perché con saggezza sappiano costruire l'avvenire del mondo sui valori duraturi della pace e della fratellanza. Preghiamo. Noi confidiamo in te, Signore. Concedi, o Signore, ai carcerati, ai drogati e a quanti hanno perso la fiducia negli uomini, il coraggio e la fede di ricostruire la loro vita in Cristo, rinnovatore di ogni cosa. Preghiamo. Noi confidiamo in te, Signore. Dona, Signore, alla nostra comunità la forza di ricercare la tua volontà anche nelle scelte ordinarie della vita pastorale. Preghiamo. Noi confidiamo in te, Signore. Fa crollare, o Signore, le illusioni di quanti impostano la loro esistenza sulla vacuità e dona loro sete e fame dei veri valori. Preghiamo. Noi confidiamo in te, Signore. Preghiamo per tutti i missionari del Vangelo in ogni parte del mondo, una schiera di cui non si dice nulla, di cui non si parla molto e che nel silenzio tutti i giorni a rischio della propria vita lavora. Sono uomini e donne, sacerdoti, consacrati, ma anche tanti laici e laiche impegnati nei diversi continenti del mondo. Per tutti loro vogliamo pregare, perché il Signore dia loro forza per l'intercessione di Maria Santissima. Preghiamo. Noi confidiamo in te, Signore. Ti chiediamo, Padre, di rafforzare in questo tempo di avvento la nostra fede, perché essa non vacilli nella prova e nella tentazione, ma diventi più salda e coerente. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. Alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore. Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Francesco Saverio. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, il mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Carlo, Cultura e di tutti i defunti, nella speranza e nella tua misericordia, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco Saverio, San Domenico, nostro Padre, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla promessa, ma hai soltanto una parola di Dio salvato. Giovane donna, a testa dell'umanità, un desiderio d'amore pure di libertà. Il mio lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di novità.
misericordia, la forza divina di questo sacramento, ci purifichi dal peccato, ci prepari alle feste del Natale, per Cristo nostro Signore. Amen. O Maria, Vergine Immacolata, Madre del nostro Redentore, a te si volge il nostro sguardo con più forte trepidazione, a te ricorriamo con più insistente fiducia, in questi tempi segnati da non poche incertezze e timori per le sorti presenti e future del nostro pianeta. A te, primizia dell'umanità redenta da Cristo, finalmente liberata dalla schiavitù del male e del peccato, eleviamo insieme una supplica accorata e fidente. Ascolta il grido di dolore delle vittime, delle guerre e di tante forme di violenza che insanguinano la terra. Dilata le tenebre della tristezza e della solitudine, dell'odio e della vendetta. Apri la mente e il cuore di tutti alla fiducia e al perdono. Madre di misericordia e di speranza, ottieni per gli uomini e le donne del terzo millennio il dono prezioso della pace. Pace nei cuori e nelle famiglie, nelle comunità e fra i popoli. Pace soprattutto per quelle nazioni dove si continua ogni giorno a combattere e a morire. Fa che ogni essere umano, di tutte le razze e culture, incontri ed accolga Gesù, venuto sulla terra nel mistero del Natale, per donarci la sua pace. Maria, Regina della Pace, donaci Cristo, pace vera del mondo. Yeah.